Ben trovati. Con la nuova puntata di Viver Lucense andiamo nel centro storico di Lucca per un'iniziativa tutta dedicata all'artigianato, artigianato inteso come produzione di piccoli oggetti che possono essere venduti a un classico mercato dell'artigianato, Arts Memorabilis, realizzata proprio dall'omonima associazione in collaborazione con Confartigianato Lucca. L'occasione per vedere come la manualità di questi artigiani diventa arte e come l'arte ci riporta indietro nel tempo al secolo scorso, arte che è lavorazione manuale di materiali assolutamente italiani per prodotti che diventano un vanto del Made in Italy. Ci troviamo in piazza San Frediano a Lucca, sabato 6, domenica 7 luglio. Questo diventa il teatro per l'artigianato, l'artigianato fatto dagli artigiani, da Carlo Collodi che ha costruito davvero e proprio falegname dentro la sua bottega Pinocchio. Andiamo a conoscere questa mattina, grazie anche alla Confartigianato di Lucca che ospita una straordinaria associazione di artigiani, l'artigianato fatto da tanti, ma tanti artigiani. La bellezza dell'artigianato, l'artigianato fatto con le mani e dalle mani dell'artigiano. Infatti Ars Manualis, con noi la signora Anastasia. Che cosa ha realizzato? Buongiorno, sono Anastasia, sono titolare della ditta Limbo di Firenze, di un'attività che esiste già 25 anni e produco le ceramiche tradizionali rinascimentali e non solo, perché ho dedicato anche una parte del lavoro a creare, diciamo, un po' oggetti favolistici oppure gli oggetti che rappresentano famosi portoni e finestre della Toscana. Quello che vediamo è veramente straordinario, si tratta anche di tanta precisione, bellezza, ma ci vuole tempo per realizzare queste cose. Sì, anche troppo tempo, perché sabato e domenica che si lavora al mercato è l'unico momento anche di riposo e la socializzazione con le persone, il resto è tutto il lavoro. Ancora un'artigiana intenta al suo lavoro, un lavoro minuzioso, fatto veramente di quella che è la fatica, dell'attenzione al dettaglio. Adesso andiamo a vedere che cosa sta facendo. Abbiamo la signora Lituana. che sta realizzando che cosa? Sto realizzando il traforo, una tecnica tradizionale. Questa tecnica che io faccio è una tecnica rinascimentale ed è il commesso fiorentino in pietre dure. Sì, questa tecnica si tramanda da famiglia a famiglia e io ho avuto l'opportunità appunto di portare avanti questa tecnica e ancora oggi, insomma, con passione vado avanti con questa tecnica. Il progetto in cui appunto la Confartigianato ci ha dato l'opportunità di fare questa bellissima manifestazione e siamo tutti artigiani produttori. Veri artigiani e quindi insomma spero che possiate apprezzare anche tutti gli altri artigiani che sono qui. Quali sono i materiali utilizzati? Allora, si utilizzano per la maggior parte pietre locali, quali calcedoni, gabbri, il verde d'Arno del fiume di Firenze e poi si utilizzano pietre di importazione come ad esempio il lapislazzuli oppure l'ametista, e quindi è una combinazione di pietre preziose e semipreziose. Questo accadeva nel Cinquecento e ancora oggi accade la stessa cosa, cioè un mix di pietre preziose e semipreziose. Quelli che sono stati realizzati poi sono anche dei piccoli quadri che hanno una loro, come dire, identità. Ci sono dei fiori, ci sono dei paesaggi. A che cosa si ispira come artista? Perché c'è l'artigiano e c'è anche l'artista. Allora, una parte della mia produzione è dedicata ai disegni tradizionali dell'Ottocento, fiorellini, uccellini, e poi c'è una mia linea personale dedicata alle vedute di Firenze, alla Toscana, alla Val d'Orcia.
Qual è una delle attività in ambito artigianale, perché sicuramente c'è molta manualità, c'è molto anche pensiero, no? Creatività. Qual è l'attività che preferisce quando lavora? Allora, la parte che preferisco è la macchiatura, cioè la scelta delle pietre per realizzare un mosaico. Perché non è una scelta casuale, ma è quello che la pietra evoca per poter realizzare quel prato, quel cipresso, quindi è una scelta emozionale. Con noi? Maurizio, di Cuoio a Parole. Siamo un piccolo laboratorio, facciamo quaderni, lavoriamo pelle, facciamo in particolare copertine in pelle di quaderni e agende. È una lavorazione antica di cuoio, quello tradizionale, che si unisce a una lavorazione invece più moderna legata a tecniche innovative di stampa un po' particolare fatte per sublimazione. Un lavoro manuale, quindi un lavoro di attenzione, un lavoro che è collegato appunto al vero senso dell'artigiano, dell'artigianato. Certo, noi facciamo tutto quanto a mano, per noi l'artigianato è stata anche una scelta perché insomma facevo tutta un'altra cosa prima, poi dopo un po' di anni mi sono stancato e ho deciso invece di dedicarmi all'artigianato, quindi oltre che un lavoro è soprattutto una passione. Facciamo con tanta passione e insomma uniamo l'utile al dilettevole, ecco, mettiamo così le cose. I materiali utilizzati sono materiali italiani? Sì, certo, la pelle viene tutta qui dal comparto di Santa Croce, quindi è pelle tutta italiana, trattata anche qua in Italia, facciamo tutto con materiale italiano. E naturalmente nella bellezza dell'artigianato non potevano mancare i cappelli da donna, da uomo, i cappelli belli, e abbiamo con noi la signora Maria Grazia. Maria Grazia, la sua ditta produce cappelli. Cappelli in paglia, cappelli in feltro, seguiamo sia l'estivo che l'invernale. Sia la donna che l'uomo, ma con una preferenza forse per la donna? Per la donna siamo più specializzati perché nasciamo specializzati per la cerimonia e poi con gli anni ci siamo evoluti, diciamo, e siamo passati anche alla linea maschile. Ecco, quello che vediamo qui accanto è un cappello davvero straordinario che si trova anche esposto in un museo. Questo l'abbiamo esposto anche al Museo della Paglia a Signa. Da dove nasce l'idea? È nata, cioè non c'è un qualcosa, uno mentre lavora gli viene fuori il disegno nella testa e realizza. Non solo la paglia però? No, lavoriamo la paglia, la raffia, la seta, la sisal e poi nell'invernale il feltro, la lana cotta, la pelliccia sintetica. E i materiali sono tanti, sono infiniti. Come si diventa artigiana del cappello? Noi di generazione, siamo alla quarta generazione, poi uno diventa artigiano anche per passione, perché ora ci sono tante ragazze che si sono avvicinate alla modisteria con le forme in legno, logicamente non possono fare le grosse produzioni, però ce ne sono tante che si sono avvicinate a questa realtà. Dai cappelli ci spostiamo e conosciamo gli ombrelli, quelli di Fabrizio, straordinarie creazioni fatte a mano da un'azienda davvero speciale, quella di Fabrizio. Sì, sono Fabrizio Bagnoli, ombrellificio Alfa di Empoli, facciamo ombrelli da 40 anni insieme a bastoni e anche calzanti adesso, tutto realizzato da noi a mano. Sono differenti, ognuno sembra avere la sua personalità. Sì, sono ricercati, non sono omologati, non sono tutti uguali, perché è quella la particolarità, tessuti molto particolari, esclusivi, con meccaniche esclusive. Oggi siamo nell'era globalizzata e globalizzante, i cappelli abbiamo visto prima, ma anche gli ombrelli hanno un significato particolare, come i bastoni, come dire, devono somigliare un po' alla persona. Esatto, la volontà è quella di andare verso una ricercatezza legata alla persona, cioè uno a uno, non omologato, non uguale a tutti, ma diverso da tutti, quindi abbiamo tantissime cose proprio per offrire questa opportunità.
Ancora nel cuore di Piazza Sanfrediamo incontriamo un altro artigiano e un artigianato davvero importante. Stiamo parlando di qualcosa che ha dei secoli ed sono le cinture. Il cinturificio, quello del signor Luciano. Sì, la pelletteria RAL. Che cosa producete e qual è il motivo per cui lo producete? Allora, noi abbiamo cominciato negli anni 80, 76 facevamo borse, negli anni 82, nell'82-83 abbiamo cominciato a fare le cinture e ci siamo messi a fare solamente cinture, abbiamo lasciato un po' le borse da lasciare dietro e abbiamo creato un po' dei modelli, un cuoio per dire ora, cioè noi usiamo più che altro al 100% cuoi naturali. Il cuoio naturale lo tingiamo da noi, lo invecchiamo, gli facciamo una lavorazione particolare sopra. È che ora, è come ora, mettiamo tutto questo vintage in giro, noi negli anni 80 l'abbiamo tirato su noi, questo articoletto qui. E da lì, e poi ho fatto tanti modelli, modelli sopra modelli. Ecco, la passione dell'artigiano è qualcosa che distingue anche questo tipo di lavorazione e che porta avanti. E certo, io ho 66 anni e sono ancora qui. Se sono ancora qui perché vuol dire che amo il mio lavoro, non è che proprio lo amo, cioè non potrei fare senza stare senza. Ecco. Quindi qualcosa che nasce dalla bottega e che è una bottega. Esatto. Noi abbiamo una bottega, un piccolo laboratorio di 150 metri quadri, siamo con mia moglie a lavorare dalla mattina alla sera, facciamo così e andiamo avanti. Quindi quello che contraddistingue la produzione in serie, la produzione su larga scala, da una produzione anche così di nicchia, con oggetti che sono comunque numerati, perché il tempo a disposizione di due persone, esatto. Quindi c'è anche una bella differenza, e cos'è che fa la differenza? La differenza fa proprio quella lì, perché l'articolo viene curato proprio con le mani, dall'inizio alla fine, cioè con diverse lavorazioni, anche se la cintura poi può sembrare che uno la prende in mano, è una striscia, sembra che uno sia una cosa fatta così, e via, invece no, dietro c'è una bella lavorazione e abbastanza lunga anche per tirare fuori l'articolo che facciamo noi, ecco, tutto così. Sempre in Piazza Sanfrediamo incontriamo Luigi Marchioni, che è il vicepresidente di un'associazione davvero importante. Buongiorno, sì, l'associazione in questione Ars Manualis è un'associazione fondata nel 2020 con lo scopo di radunare l'eccellenza dell'artigianato artistico toscano, e abbiamo iniziato proprio con Firenze, dove il progetto è nato, e poi via via ci siamo allargati a tante località della Toscana. È un progetto in crescita, è un progetto particolare, oggi qui c'è una piccola rappresentanza degli artigiani che ne fanno parte, in realtà è un gruppo ben più nutrito, e la caratteristica è proprio il fatto che ogni artigiano ha alle spalle una tradizione, erede di un particolare mestiere che porta in piazza e fa conoscere al pubblico. In particolare, lei di che cosa si occupa? Perché di artigiano si tratta. Sì, io e mia moglie in particolare abbiamo un piccolo laboratorio orafo a Firenze, nel quartiere di San Niccolò, e lavoriamo nel gioiello d'arte, quindi lavoriamo con una tecnica antica, si chiama cera persa, con la quale realizziamo tutti i nostri gioielli. Accanto al progetto del gioiello poi abbiamo in realtà il nostro prodotto più storico, che è quello dei bracciali, per i quali realizziamo le chiusure, quindi all'inizio abbiamo proprio cominciato lavorando le prime chiusure, i primi ganci da cui sono nati i bracciali, e poi successivamente il progetto dei gioielli, che è quello che oggi poi più ci rappresenta. Ecco, li vediamo effettivamente nelle immagini, sono dei veri e propri gioielli essi stessi, quindi ogni chiusura rappresenta già un'identità che poi avete, come dire, ampliato, amplificato con la costruzione di gioielli. Ma qual è, diciamo, perché chiaramente si parla di artigiano stamattina, di artigianato, quindi si parla di passione, si parla di ideazione, di creatività, qual è la spinta che muove questo mondo in Italia così importante? Indubbiamente la passione, perché ho già ripetuto altre volte, l'artigianato è una forma d'arte, sviluppato poi in un certo modo, a un certo livello, è veramente una forma d'arte che richiede passione, richiede oltre alla manualità e al gesto proprio l'anima, lo spirito, la creatività che tutti i giorni spinge e porta a realizzare nuove cose. Quindi l'ingrediente principale secondo me rimane proprio quello, la passione e la voglia di portare avanti un mestiere che
per certi aspetti, non parlo solo del mio ma in generale per tutti, oggi è da molti sottovalutato, comunque viene spesso schiacciato da politiche proprio volte a far emergere qualcosa di diverso, forse di più industriale o comunque insomma qualcosa che non rappresenta la nostra grande tradizione italiana, ma io direi toscana in particolare, perché la Toscana è una grande fucina di artigiani e di grandi artisti che tutti i giorni lottano, ed è proprio il termine giusto secondo me per rappresentare ciò che facciamo, lottano con caparbietà per portare avanti il loro discorso. Continua il nostro percorso all'interno della piazza San Frediano a Lucca e quelli che sono appunto l'eredità dei saperi, Ars Manualis. Perché non parlare di uno degli oggetti più utilizzati da sempre? Si tratta della penna. Penne particolari, quelle che vengono realizzate da Giovanni? Sì, sono penne realizzate artigianalmente tramite tornitura e con varie tipologie di legno. Praticamente il primo è l'olivo toscano, il legno locale, e poi altri tipi di legno tropicali che vengono un po' da tutto il mondo, tipo zebrano, benghe, palissandro, insomma varie essenze che rendono la penna particolare e unica, diciamo. Si inizia con il selezionare il legno. Quanti tipi di legno stiamo vedendo? Allora, qui ci sono davanti a noi almeno 7, 8, 10 tipi di legno. Abbiamo il benghe, poi l'olivo toscano, che è questo, il palissandro, molto usato sia nella liuteria anche per gli strumenti musicali. Poi abbiamo, questo è cocobolo, che viene dal Sud America, o la radica di betulla, che è questa. Questa è radica di betulla. Poi un altro legno particolare, questo viene dal Sud America, dal Messico, si chiama Tiger Wood. Sempre particolare proprio per le venature e anche la durezza stessa che ha, diciamo, via. E poi questo è un frutto, perché si lavorano anche i frutti. Questo è arancio, per esempio, o arancio, limone, si può lavorare, insomma, qualsiasi essenza. E quindi nasce una penna, nasce con diverse dimensioni, diverse caratteristiche, qui ci sono penne davvero di tutti i tipi, davvero per tutti. Una penna quindi artigianale è ben differente da una penna omologata? Certo, perché il legno la lavorazione la rende proprio unica nel suo genere. Poi ovviamente abbiamo varie tipologie di penne, dalle stilografiche, che è una penna insomma che è nel pennino e nella scrittura del pennino, la tipologia del pennino ha proprio una storia particolare. Poi le roller, che possono essere in gel oppure roller più semplici con inchiostro normale, insomma varie tipologie. Quanto tempo ci vuole per realizzare una penna e come si fa? Allora, il tempo per realizzare una penna sono circa 35-40 minuti, dipende un po' da una penna all'altra. Allora, la prima cosa da fare, va forato il pezzo di legno dove viene inserita l'anima in metallo, due tubi in metallo, e poi una volta inseriti i tubi in metallo internamente, chiaramente fermati con una colla, viene montato sul contornio, praticamente sul mandrino, un mandrino apposta per le penne, e con la sgorbia, si chiama sgorbia lo strumento, si va a tornire la penna. Poi una volta raggiunta la misura della penna voluta, si va alla lucidatura con le carte vetrate da 180 fino a 2000, e da ultimo la lucidatura lucidata a gomma lacca a tampone, e poi viene assemblata. Una volta ho fatta la lucidatura, viene fatto l'assemblaggio di tutti i vari pezzi della penna. Ecco, naturalmente questo non lo possiamo far vedere ai nostri telespettatori in diretta, ma viene fatto all'interno del laboratorio di artigiano del signor Giovanni. Prima Giovanni mi raccontava quanto il concetto di penna è un concetto che piace molto agli stranieri. Certamente, sì, agli americani, australiani, la penna artigianale piace molto, sì, è molto apprezzata, diciamo, sì. Tu mi fai girare come fossi una trottola, ma non vi preoccupate, non sto per mettermi a cantare, bensì sto citando le fantastiche creazioni, quelle di Roberto, artigiano. Buongiorno. Che è partito dalle trottole. Certamente, certamente. Parto dalle trottole con l'obiettivo appunto di cercare di dare un'anima a un oggetto. Prima producevo altre cose un pochino più statiche, il fatto di creare la trottola nasce appunto dall'esigenza di poter restituire un qualche cosa che possa essere vivo, ecco, che possa essere vivo e che in qualche maniera, come diceva se non mi sbaglio Michelangelo, che possa essere liberato da un ciocco di legno che è all'origine appunto da un ciocco di legno. Che è un po' l'anima dell'artigiano. Che è l'anima appunto dell'artigiano, o perlomeno l'anima di ciò che io penso sia l'artigiano. Artigiano che si avvicina
tanto all'artistico, non tanto perché mi voglia definire artista, ma perché fondamentalmente la trottola non serve a niente. Per cui l'artigiano comunque produce un oggetto che serve e che comunque è di largo consumo. La trottola non serve a niente, per cui ciò che colpisce è l'emozione, è la triangolazione, diciamo, della persona, ovvero l'aspetto emotivo che si esalta nel vedere girare la trottola. Quindi un richiamo a ciò che è stata l'infanzia, a ciò che è stato appunto l'origine dei giochi dell'infanzia di ognuno di noi. Un po' stimola il bambino che è dentro di noi. Quella che hai in mano è una trottola abbastanza grande, con un filo. Questa sì, è una trottola abbastanza grande con un filo, legno di faggio, colori particolari che hanno una densità particolare, e come particolarità questa trottola, quando vortica, cambia di colore e diventa marrone, bronzo, dipende un po' un attimino da come uno intende vederla. Una magia. Questa è una magia, infatti, una magia come questa, una magia come questa trottola qui che diventa color turchese. Sono una forma di magia, che si unisce appunto la fisica a tutto un aspetto magico. Questa qui che cambiano di tre colori, sono tre colori diversi, sempre in questo caso qui trottole in legno di faggio. Sono tre colori diversi, ecco qua. Ecco, vedete, telespettatori, è straordinario quello che l'artigiano, ma come diceva giustamente Roberto, l'artista, perché qui c'è un'ideazione, c'è un'idea dietro artistica. Certo, 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 certo. Quando uno arriva e vede questo, li compra perché gli piacciono, non perché gli serve. E laddove c'è un oggetto che comunque colpisce l'aspetto emotivo, chiaramente non si può parlare di artigianato in senso, ma un oggetto artigianale, perché comunque è fatto a mano, ma che richiama appunto tutto l'aspetto emotivo di una persona. E questo. Qui vediamo anche altri oggetti che sono realizzati in legno di bosso, un legno veramente molto duro, particolare. All'interno ci sono delle piccole trottole. Certo. Questo qui è il legno di bosso, per chi conosce il bosso sa che ha una crescita lentissima, tanto da poter dire che un pezzo come questo ha circa una trentina d'anni, se non di più. Ho voluto giocare un po' unendo appunto il legno di bosso, la preziosità del legno di bosso, creando all'interno una segreta. Da principio, ecco, compare una piccola trottola con di ebano e palissandro. Se vedete qui può anche girare. Prova a lanciarla. Ecco, la vediamo inquadrata, la trottola gira, è piccolissima, fatta a mano, è incredibile. E l'aspetto curioso è qui aver creato una segreta all'interno di questo stesso cofanetto di bosso, con all'interno altre tre piccole trottole in ebano. Ebano, che è anche un legno molto prezioso, e ricordo che ha il peso specifico maggiore dell'acqua, per cui gira anche sott'acqua. No, non è vero, sott'acqua non gira. Ormai crediamo a tutto, Roberto. Quindi le trottole come ispirazione, ma anche giochi da tavolo. Giochi da tavolo, certo. Allora, intanto sempre ispirati alla trottola, questo qui che sono giochi da tavolo appunto legati a questi due guerrieri sumo. Si possono vedere girare, e tutto questo, ecco, il gioco si basa sul fatto che chi riesce a buttare fuori l'altro, ecco, in questo caso sono usciti tutti e due. Altre trottole come queste, che hanno la particolarità di avere una molla, e quindi sono trottole che saltano, quindi è la trottola al quale viene applicato una particolarità che la rende ancora più originale. La trottola con la calamita, che gira alla dritta ma può girare anche alla rovescia. Oppure le trottole come queste, che sono trottole che si ribaltano, le facciamo girare e vedete che questa trottola pian piano assume una posizione completamente opposta da quella di partenza. Poi ci sono carry on, che appunto, ora qui la musica si sente poco, comunque c'è un meccanismo interno. Quindi tanto lavoro, Tanto lavoro e soprattutto tanta ricerca,
perché poi magari il lavoro alla fine si riesce, poi conoscendo un po' il tipo di prodotto, si riesce a produrlo anche in tempi abbastanza ragionevoli, però la ricerca comunque è stata importante, ecco, anche queste trottole qui, che sono trottole da collezione, ad esempio queste sono trottole da collezione che sono più tipi di legno che vengono assemblati prima, quindi c'è una lavorazione all'origine che permette alla trottola di non rompersi, perché qui sono tutti incastrati un pezzo con l'altro, e qui abbiamo questa trottola qui con parti di amaranto, di palissandro, di padduc, acero e ebano, questa parte qui, e sono trottole appunto da collezione, per collezionisti, per appassionati, ecco, che... E così anche questa, madreperla, mandorlo, padduc, acero e ebano. O come questo cofanetto qui in ebano, con all'interno una trottola da collezione. Sono tutti oggetti particolari che si inventano in base all'umore, in base allo stato d'animo, in base al clima, in base al tempo. Si crea, ecco, l'aspetto a differenza dell'artigianato è questo, che in base alla condizione emotiva si crea un oggetto, come diceva qualcuno, bisogna avere il caos dentro per partorire una stella danzante, e un po' si addice a questo tipo di lavoro, ecco. Bene, veramente tutto per questa puntata. Ringraziamo gli amici del mercato artigiano di Arts Memorabilis, Abramo Rossi per le immagini, Michela Innocenti per le interviste. Viva Lucenze, torna la prossima settimana.